ostacoli di nuovo carichi come molissimi. Inizia la quarta settimana di avventure. Direzione Barcellona! E vamos! Così, col sole in fronte, che felice canto, beatamente. Mamma mia, dopo solo 6 ore di viaggio. Indicazioni: 40 minuti di mezzi, 5 minuti per arrivare alla nostra fermatina. Allora, siamo arrivati in questo quartiere periferico di Barcellona. Sta leggermente fuori, è come se fosse un piccolo paesello. Esatto, un ciampino romano. Tipo ciampino rispetto a Roma. E ora ci dobbiamo fare un chilometrino a piedi. Io la mia. Uy, pero bueno, ya estáis aquí. Sí. Tenía muchas ganas. Tenemos demasiadas cosas para. Vale, no, en tu casa, vale. Adelante. Vale, muchísimas gracias. Raccontiamo che Marta e Oriol hanno come animali domestici, invece che un cane e un gatto, dei lombrichi, dei vermetti, si chiamano... gusanos in spagnolo. E stanno gusanos, e l'hanno perché? Appena comprati, beh, perché loro vogliono cercare di dargli i resti del cibo per poi metterli anche nella terra e che creano una sorta di ecosistema urbano. Quindi quando c'hai l'umido, esatto, bene, loro di che fanno una raccolta nella... differenziata, alcune cose possono metterle qui. Bellissima, e adesso l'hanno appena comprati, quindi in realtà devono crescere. E quanti sono? Circa 500 tra piccolini, adulti, larve e quant'altro, e uova. Bellissimo, questa cosa è bellissima. E bellissima. Quindi ringraziamo per avercelo insegnato. Grazie. Infatti, guarda, mille. Fai multihuerto. Multihuerto. Grazie per insegnarlo. Speriamo che sì, funzioni, sì. Perché... Guarda che bella questa tazza. ¿Y dónde vamos? Vamos al Banco de España. Al Banco de España, una mañana. Me has desvelado. Bella ciao, bella ciao. Al Banco de España para hacer cosa. Y a cambiar el dinero. Lasciare probabilmente qualche cosa. Attenzione, non si fanno le riprese alla Banca di Spagna. Prendi il bussolotto e vediamo quanto pesa. Secondo me sono un'ottantina di euro. Chiara dice 45, per me è intorno agli 80. Chiara Fratocchi. Chiara Fratocchi. Vale, grazie. Grazie, che tenga buon dia. Mannaggia, ha vinto Chiara, erano quanto? 46? Sì, 46 e 31, e guardate come sbrilluccicano messi dal Banco di Spagna. E ora? E ora la Rambla! La Rambla è un viale di Barcellona lungo 1,4 km che collega Plaza de Catalunya con il Port Vell. È uno dei luoghi più emblematici della città, frequentatissimo tutto l'anno, sia da turisti sia dagli abitanti del luogo, e ha nomi diversi nei suoi diversi tratti, per cui a volte è chiamata al plurale
Les Ramblas in catalano, Las Ramblas in castellano. Nel bene e nel male, le Ramblas riassumono la vivacità e l'originalità di Barcellona. Se da un lato sono animate da artisti di strada, caffè e bancarelle, d'altro canto sono prese di mira dai borseggiatori e di notte si trasformano in un viale a luci rosse. No se puede tocar por esta calle, ¿verdad? Tienen que tener un permiso para poder tocar. Vale, pero es una calle donde si tienes permiso se puede. Sí. Exacto. Vale. La primera calle, no, la segunda, mano derecha. Sí. Vale, tiene una placita pequeñita, ahí, sí. Ahí tienes la oficina de ayuntamiento. Vale, perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días. Dobbiamo chiamare il numero 010, sì, che è il numero dell'ayuntamiento del municipio, per prendere appuntamento, sperare che ce l'abbiano tipo domani o oggi pomeriggio. Anche per chiedere informazioni, no? Perché volendo sì. Ci evitiamo di prendere l'appuntamento, andare lì e poi ci dicono no, non si può. Abbiamo viaggiato nel tempo o siamo nel passato, guardate qua. L'albero di Natale e i mercatini di Natale. Questa cosa è un po' strana. Un po' atipica. Faccio pure. Il che si è quedato al mio pobre corazon con tanto che da fe. Tu tienes que ayudarme a conseguir la fe que por engaños ya perdí. Me tienes que enseñar de nuevo a perdonar. Luis Carlos è molto bravo e infatti c'ha l'autorizzazione. Y que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Volevamo entrare dentro la cattedrale, ma costa 9 euro. E no, a me non piace mai pagare queste cose. È come rende l'Italia una forma d'arte, no? Ma come musei? In realtà dovrebbero essere gratuiti. Perché se tu concedi a tutti di poter entrare dentro a un museo, no? Se innalza un pochino la sensibilità verso una forma d'arte. E la Sagrada Famiglia costa ancora di più. Una cinquantina di euro. Peccato. Hola, una pregunta, sí. Yo soy un basquer, un performer. ¿Y cómo se pide permiso? Es un coñazo, te doy mi contacto. Ahora no dan permiso. Y esto es la normativa general. Claro. Y si lo imprimes, sí. En color, con este rojo, vale. Tiene buena pinta. Y plastificarlo, sí. Para la policía tiene buena pinta. Y os mando el PDF, tú puedes imprimir, plastificar. Vale, muchas gracias, muchísimas gracias. Ecco, secondo me loro sono proprio gli artisti di strada perfetti, perché tecnicamente sono bravissimi, perché fanno una musica allegra, piacevole, e perché sono anche belli da vedere, perché tu quando vedi che sono strumenti stranissimi, particolari, allora ti incuriosisci, no? Loro hanno tutte le carte per essere il top. Insomma, quello che ci ha detto è molto interessante, cioè sembra, anche se mi sembra difficile, esatto, però nel senso lui ha detto ti mando un PDF con il regolamento, tu lo stampi, lo plastifichi e la polizia non ti dice niente. No, e la polizia diciamo che tu fai una più buona impressione. Comunque loro ci avevano anche il permesso. Esatto, e lui ha detto che sembra che non lo danno più. Certo. E va bene, noi ci proviamo. Siamo riusciti a prendere appuntamento all'aiuntamiento di Ciudad Bella, perché ogni municipio c'è il suo, e per provare a chiedere il permesso per suonare, però ce l'hanno dato giovedì mattina e vediamo anche se si paga, perché non ci ha detto niente al telefono. Y
visto che entrare dentro Casa Batlló costa 35 euro e noi siamo poveri, vi raccontiamo qualcosina. Allora, è la opera maestra di Antoni Gaudí, patrimonio mondiale dell'UNESCO, creata nell'epoca di massimo splendore dell'autore. Icona del modernismo, affascina per le sue forme, la luce, il colore e per essere ispirata alla natura, specialmente del mondo acquatico. Infatti, come vediamo, sembra una di quelle case della Sirenetta. Questa è Casa Milà. È un edificio costruito dall'architetto modernista Antonio Gaudí su incarico di Pere Milà e Roser Segimon. È conosciuta anche come La Pedrera, uno degli edifici più emblematici di Gaudí. Quanto cuesta el ticket? Son 28, si lo compráis dentro, 25 sí. Online. Vale, perfecto, muchas gracias, gracias. Hasta luego. Nada. Ya va, pues. Siamo stati fregati dalla povertà. Para tocar en la metro. Como se puede hacer porque soy yo músico también. Nuestra asociación se llama AMUC. Quieres un carnet provisional, ¿no? Sí, porque hemos leído que hay también la posibilidad de ser como huésped. Tenemos reuniones una vez o dos veces al mes, pero tú tenías que venir. Pero claro, si no hay asambleas ahora, es difícil. Sí, próxima asamblea no me recuerdo, o después de un mes. Perfecto, perfecto. Muchas gracias igualmente. No. Gracias, chao, gracias. Que te vaya bien. ¿Qué ha dicho? Entonces, ¿qué ha dicho? Che mi attacco al cazzo.